fa? Ma quanto ci mette? E che stai aspettando qualcuno? Sì, il mio intestino pigro, ma quando si sblocca? Ciao amici, quante volte ci capita di avere l'intestino pigro e come fare per dargli una svegliata? Lo vediamo nel video di oggi. Voglio spiegarvi le cause dell'intestino pigro, come riattivare la motilità intestinale e come mantenere pulito il colon. Tutto con soluzioni semplici da fare a casa. Vi piace l'idea? E allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Si dice intestino pigro quando si verifica un rallentamento del transito intestinale e il sintomo principale è la difficoltà di evacuazione. Le feci rimangono più tempo del normale dentro l'intestino e nel frattempo le cellule della mucosa intestinale assorbono i liquidi e così le rendono ancora più dure, secche e di difficile espulsione. Insomma, l'intestino è lento a muoversi come me quando suona la sveglia al mattino? Il problema qui è la motilità intestinale, cioè il movimento delle feci attraverso il colon controllato dalla peristalsi. Ed ecco le cause. La peristalsi è collegata a molti aspetti del nostro organismo e del nostro stile di vita, come anche lo stress e le emozioni negative, per questo incidono in maniera così determinante sulla motilità dell'intestino. E infatti a me succede proprio così. Per essere più specifici, l'intestino si dice pigro quando presenta questi sintomi: difficoltà a evacuare, evacuazione con intervalli di 2 o addirittura più giorni, feci dure e asciutte, sensazione di pesantezza e gonfiore, crampi addominali ed evacuazione non completa, senza soddisfazione. Ma perché succede? Io mangio bene! Ci credo, perché succede anche a moltissime persone che mi scrivono per avere una mano d'aiuto. E allora gli spiego che non è colpa loro, ma dei nemici della regolarità intestinale che oggi sono presenti ovunque e purtroppo molto difficili da evitare. La carenza di fibre dovuta al consumo di cereali raffinati e prodotti da forno con farine bianche. Negli alimenti di origine industriale la carenza di micronutrienti indispensabili per l'intestino. La disidratazione, perché spesso beviamo poca acqua, mi raccomando, bibite e succhi non sono la stessa cosa. La vita sedentaria che indebolisce la muscolatura addominale interna. Lo stress e la fretta che disturbano i meccanismi fisiologici dell'evacuazione. E come dicevo, le emozioni negative che interferiscono con il sistema nervoso enterico intestinale. Ok, sono più tranquilla, ma non del tutto finché non mi spieghi cosa fare per dare una sveglia al mio colon pigrone. Nella mia esperienza di naturopata da quasi 30 anni, quando si tratta di intestino pigro si possono ottenere grandi risultati con alcune piccole modifiche nello stile di vita e nell'alimentazione. Secondo il mio metodo naturopatico, la sinergia di salute naturale per l'intestino, bisogna migliorare l'apporto di fibre aumentando il consumo di cereali in chicchi al posto di pasta bianca e di farine integrali al posto delle farine raffinate. L'idratazione, bisogna bere molta acqua perché davvero aiuta a mantenere più morbide le feci. Se non riuscite a bere acqua, perché succede, potete bere tisane o infusi, ma senza zucchero e senza teina perché è astringente. L'attività fisica, perché l'intestino ha bisogno di movimento e l'esercizio fisico stimola la peristalsi e aiuta la regolarità. E la gestione dello stress e delle emozioni negative, perché hai voglia di mangiare bene quando poi le tensioni bloccano tutto. Ora condividete questo video perché tante persone si sentono a disagio con l'intestino pigro e stanno cercando una soluzione naturale che non trovano. Non vogliono prendere farmaci o lassativi chimici, oppure li prendono ma non funzionano più e non sanno come fare. E perché ha una situazione più complessa o un intestino infiammato oltre che pigro, ricordo che mi potete contattare per essere seguiti personalmente da me come naturopata usando il link qui sotto. Mi raccomando, non trascurate i sintomi dell'intestino partendo dall'intestino pigro, perché un microbiota sano è la chiave della salute di tutto l'organismo, di tutto il corpo e anche del cervello. Noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, vivi consapevole e vivi meglio con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Purtroppo le feci...